Ciao a tutti, le donne di questo segno si sposano per convenienza e divorziano per convenienza, perché sì, quindi state attenti se volete, diciamo in qualche modo, come dire, sposarvi, per carità, poi ripeto, l'astrologia è statistica, non è ovviamente un fatto, per questo poi dice, ah no, ma io sono così, sono diversa, gne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 gn
non è che tutti quelli di un segno sono così, sono tendenze. È evidente che, come dire, per fare un esempio, se vado a cercare una certa situazione, è più probabile che la trovi in un luogo piuttosto che in un altro, insomma, come dire, in un circolo culturale magari è difficile che trovi il catramista cassa integrato, ma non vuol dire che il catramista cassa integrato non vada al circolo culturale, non ce ne sia uno che ci vada. Però normalmente non ci va, quindi, come dire, quindi è più probabile che una persona di un segno abbia certe caratteristiche piuttosto che di un altro segno. Quindi non è un fatto personale, no? Perché poi ci chiede la piglia sul personale: ah, ma io sono di questo segno, ma non sono così. È una caratteristica, è una tendenza. Come dire, non è detto che tutti siano così, però poi quindi è ovvio che uno se conosce una persona e la prima cosa che può sapere è il segno, non è detto che debba, come dire, prendere per oro colato queste cose, però valutarle, insomma, valutare e cercare di capire se è veramente così, se questa ha quelle caratteristiche del segno, oppure se magari che poi ci sono tanti altri fattori, ci sono gli ascendenti, ci sono le varie case, insomma, è una situazione diversa. Però, come dire, prendere in considerazione non guasta mai, insomma, non guasta. Prendere in considerazione non vuol dire dare per scontato che, quindi c'è una grande differenza. Bene, prima di passare e di capire qual è questo segno, le donne di questo segno che si sposano per convenienza e divorziano per convenienza, prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ma veniamo al tema. Le donne di questo segno si sposano per convenienza e divorziano per convenienza. Allora, qual è il segno in oggetto? Il segno in oggetto, è il segno del Sagittario. Le donne del segno del Sagittario, soprattutto le donne, sono ossessionate dal denaro, ma non dal loro denaro, sono ossessionate dal denaro degli altri, anche perché poi spesso le persone del Sagittario non riescono, a meno di vincite di soldi, a guadagnare tanto, spesso sono in bolletta e tendono ad avere le mani bucate, per cui tra l'altro, come dire, sono anche si approfittano, no? Si sposano per convenienza, scelgono uomini ricchi o perlomeno benestanti rispetto a loro per sfruttarli, diciamo, li vedono un po' come un bancomat, tendono a non coinvolgersi per amore, ma per denaro. Non c'è nulla di male in questo, però se tu incontri una donna del Sagittario, beh, cerca di valutare un attimino. Per carità, non è detto che tutti i segni, come dire, come dicevo, abbiano tutte le caratteristiche sempre e comunque, però valutare, come dire, a pensarla male, come diceva Andreotti, non si sbaglia mai. Anzi, spesso ci si azzecca. E quindi uno valuta. E quindi perché poi le donne del Sagittario tendono a fare matrimoni di convenienza, ma anche divorzi di convenienza, perché poi, come dire, soprattutto se riescono ad avere
come si dice, la comunione dei beni, quindi suggerisco che non abbia nessuna comunione dei beni con le donne in generale, ma a quelle del Sagittario in particolare, ma con nessuna comunque. Purtroppo in Italia non sono previsti accordi prematrimoniali in caso di separazione, cosa che sarebbe secondo me molto utile perché per tenere distinto perlomeno come dire, l'amore dal materiale, dalle cose materiali. E quindi le donne del Sagittario hanno questa caratteristica che poi cercano di fare dei divorzi dove cercano di spillare più soldi possibile. Per cui, cari uomini, attenzione, attenzione da questo punto di vista, non soltanto a donne del Sagittario, questa è una caratteristica particolare, ma in generale, attenzione, attenzione, prestate molta attenzione al matrimonio. Bene, 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 mi raccomando, mi raccomando. E poi, per carità, chi si vuole sposare, si sposi pure, non c'è niente di male nel matrimonio. Io non ho nulla in contrario al matrimonio, soprattutto a quello degli altri, basta che non rompano i marroni a me. Tutte le persone possono tranquillamente sposarsi, felicemente, insomma, senza problemi. Bene, quindi vedete un attimino quando incontrate personaggi di questo tipo, perché poi non è che ce ne sono pochi, e uno dice, va bene, no, ma sono pochi. Il matrimonio, adesso faccio una piccola divagazione sul matrimonio, non dà di fatto nessun valore aggiunto alla relazione. Che valore aggiunto può dare il matrimonio alla relazione? Ma anche se ci sono figli, tutto sommato non è indispensabile sposarsi, anzi, se ne può tranquillamente fare a meno. E se non ci sono figli, poi ancora di più. L'unica cosa del matrimonio potrebbe essere una coppia anziana, potrebbe essere che quando oramai insomma, le jeux sont faits, che ne so, 80 anni, se hai convissuto fino a 80 anni, ti sposi, ma semplicemente per lasciare eventualmente, se uno schiatta, la pensione di reversibilità all'altro, insomma. Questo è, insomma, però in altre situazioni non vedo nessuna utilità. Poi per carità, de gustibus non disputandum est, quindi se volete sposarvi siete liberi ovviamente di farlo e fate che cavolo volete, insomma. Bene, bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, seguimi su Instagram Massimo Teramasco Ufficiale e seguimi su TikTok. E ti ricordo inoltre di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Inoltre ti ricordo che sul canale è possibile abbonarsi. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati, accendi la tastina iscriviti e seleziona l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti!